quali c'è già un piano di massima occupabilità, cioè la maggior parte non possono mettere i tavolini, se diventa bene o male potranno farlo. Quindi mi sembra evidente. Io non, diciamo, non contesto questo in assoluto, nel senso che lo capisco, è legittimo che loro lo chiedano, ma bisogna trovare una soluzione. Lisa, e a proposito di soluzione, a questo punto ti chiedo, in chiusura, che cosa... Sì. Che quale appello vuoi lanciare al sindaco, sempre che ti ascolti, perché pare che non ascolti più nessuno, per cui... Sì, io al sindaco dico, sindaco Raggi, per favore, ascoltaci, ricevici, ascolta le nostre proposte, ci mettiamo intorno al tavolo e sicuramente troveremo una soluzione che potrà accontentare tutti. È l'interesse nostro e anche l'interesse vostro come amministrazione. Voi siete, vi siete fatti eleggere per rappresentare e parlare con i cittadini, noi siamo qui, aspettiamo questo momento. Bene Lisa, grazie per essere stata con noi. Lisa Roscioli, grazie, portavoce del coordinamento comitati Rione Monti, buona giornata. Ciao Lisa, grazie. Buona giornata a tutti, ciao, grazie. E buon viaggio, perché era in stazione, chissà se in partenza o in ritorno. Noi non lo sappiamo, ma siamo in partenza pure noi con un piccolo break musicale e poi andiamo a Via Clara. Che hai scelto adesso? Lo vedrai. A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevo con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. In diretta torniamo su a parlare di quello che succede in città, a parlare di quello che succede a Roma, nello specifico andiamo a Roma Nord, esattamente andiamo a
Vigna Clara, perché ne hanno parlato già in tanti, ne abbiamo parlato anche noi prima dell'estate in occasione del ricorso contro l'apertura della stazione ferroviaria presentata da alcuni cittadini. Oggi però torniamo a parlarne perché ci sono novità importanti. Prima di farlo però riassumiamo brevemente quello che è la vicenda. La tratta ferroviaria in discussione funzionò solo per 8 giorni in occasione dei mondiali d'Italia 90 e poi smise di essere utilizzata per problemi legati alla realizzazione di una delle due gallerie della linea. Bene, penserete voi, anzi male, perché da quel momento in poi i binari sono diventati binari morti. Binari morti fino in realtà a qualche tempo fa, perché durante la giunta Marino si era trovato un accordo con Ferrovie dello Stato e Regione Lazio per rimettere in moto questa linea, tant'è vero che cominciarono anche i lavori che teoricamente da cronoprogramma sarebbero dovuti finire nel luglio del 2016. Dopodiché però è arrivato appunto questo ricorso, il cui giudizio si sarebbe dovuto tenere il 25 di ottobre adesso, ma per effetto di una proroga concesso al Collegio dei Periti, l'udienza è stata spostata al 6 di dicembre, in cui speriamo possa arrivare finalmente la parola fine. Nel frattempo però sono arrivate, motivo per cui ne parliamo oggi, delle indiscrezioni rispetto al testo presentato al Collegio. Dei tre esperti infatti hanno presentato la loro relazione definitiva e da questo testo si evince che la commissione riconosce la realizzazione a regola d'arte della linea e non pone ostacoli alla riapertura della stessa. Su questo testo della commissione noi vogliamo parlarne con Stefano Testi, che è coordinatore del comitato Un Anello per Roma. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Allora Stefano, partiamo un po' da queste indiscrezioni. Voi siete usciti anche un po' con una comunicazione ufficiale. È una notizia bella o brutta a seconda dei punti di vista? Ma è una bella notizia, perché sicuramente pone un tassello positivo verso la fine di questa vicenda. Quindi la commissione ha espresso parere favorevole alla riapertura della linea e ha confermato che non ci sono problemi tecnici, la regola, diciamo che la linea è stata fatta a regola d'arte e che non ci sono neanche problemi amministrativi, nel senso che tutti i ricorsi sono infondati e tutte le diciamo i dubbi amministrativi sono molto risibili e fumosi, e quindi in questo senso diciamo che anche la storia, la favola della valutazione impatto ambientale viene a decadere, perché l'impatto ambientale alla via è stata fatta nel 2004 e diciamo la commissione aveva fatto, diciamo, posto dei dubbi sulla validità degli elaborati di questa via, che invece è perfettamente, diciamo, valida, e quindi diciamo che dopo la presentazione di questa relazione tecnica si aspetta il 6 dicembre per una sentenza definitiva. Ecco Stefano, visto che in realtà siamo arrivati a questo punto in cui c'è stato sostanzialmente una conferma del fatto che tutto fosse fatto, come dicono loro, proprio a regola d'arte, secondo te tutto questo si poteva evitare o effettivamente non c'erano soluzioni alternative? Ma questo, diciamo, non solo si poteva evitare, ma è stato grave che sia successo, cioè le ferrovie hanno messo un binario solo, in pratica hanno sostituito il binario esistente proprio per non avere ricorsi, perché su sede ferroviaria, su un binario, la sostituzione del binario alla linea di contatto ricade nello status giuridico di manutenzione straordinaria, quindi nessuno può eccepire sulla manutenzione di una linea ferroviaria in Italia, come per esempio la Roma-Cesano, sulla quale insiste la nostra linea. Infatti io ti volevo chiedere, Stefano, quanto è centrale, per far capire ai nostri radioascoltatori, cioè questo non è un capriccio di un pezzettino della città che chiede la riapertura di una stazione. Noi volevamo far capire ai nostri radioascoltatori quanto è centrale per la mobilità dell'intero quadrante e forse anche della città di Roma questa opera. Quindi è una domanda che rivolgo a te, quanto è centrale? Allora, immaginate voi che Corso Francia è uno degli assi principali
del quadrante nord di Roma ed è sempre diciamo intassato di traffico e dove le centraline praticamente sono sempre fuori scala, le centraline di controllo dell'atmosfera. E questa linea permetterebbe di andare a piedi, perché uno non si deve caricare la macchina sul treno, può andare a piedi alla stazione Vigna Clara, in 8 minuti arrivare a Valle Aurelia, praticamente è sulla metro A e poi può cambiare verso Viterbo, e in 22 minuti arrivare a Ostiense, cioè tutto quello che è la fascia occidentale di Roma viene a collegarsi con Corso Francia e Vigna Clara, cioè tutto questo quadrante nord di Roma, che attualmente è abbastanza isolato perché non è solo l'autobus 200 che latita, ma tutta diciamo quella fascia relativa a Ponte Milvio è intasata di traffico, quindi avere una linea praticamente sicuramente gratis, avere una linea sotto casa, avere un treno che in 8 minuti in modo pulito, ecologico, ti porta a Roma, direi che è una cosa più unica che rara. Dopo il 6 dicembre, secondo te cosa potrà succedere? Come intendi la parola fine per questa lunga storia che è poi alla fine dei conti tutta italiana? Ma dopo il 6 dicembre bisogna attendere la pubblicazione della sentenza, e quindi il dispositivo della sentenza, loro hanno tempo, i giudici, da quello che mi ricordo io 3 mesi, esattamente quello che più o meno è successo l'anno scorso, per cui probabilmente si prenderanno tutti e 3 i mesi per pubblicare questa sentenza poi il 6 di febbraio. Solo dopo il 6 febbraio RFI può attivare tutte le procedure per diciamo per mettere in esercizio commerciale la linea. E ripeto, per mettere in esercizio commerciale la linea bastano meno di 7 giorni. Quindi diciamo potrebbe essere un regalo di Natale. Senti Stefano, sì. Voi avete in programma degli appuntamenti come comitato da qui al 6 dicembre? Sicuramente sì, ci siamo già mossi, abbiamo già stabilito un appuntamento importante il 25 novembre alle ore 11 diciamo in piazza Diodati, lì alla stazione Vigna Clara, abbiamo fatto anche le altre manifestazioni, e poi il 6 dicembre sotto il TAR, diciamo così per far sentire la nostra voce ai giudici contestualmente appunto all'udienza. E allora noi cogliamo l'occasione, Stefano, per diciamo divulgare questi due appuntamenti, sia quello del 25 novembre che quello del 6 dicembre. L'appuntamento per il 25 novembre è alle ore 11 direttamente davanti alla stazione. Stefano, noi ci saremo sia il 25 novembre che il 6 dicembre, diciamo lì con voi a sostenere questa battaglia che, come diceva giustamente Erika, non è una battaglia di Roma Nord, ma è una battaglia di civiltà un po' per tutta la città, quindi noi saremo con voi. Benissimo, io vi aspetto e cerchiamo di essere numerosi, soprattutto il 25 novembre, dove dobbiamo far sentire potentemente la nostra voce. Perfetto, ti ringraziamo Stefano, grazie mille per essere stato grazie con noi. Voi. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ciao, buona giornata. Insomma, saluti a tutti. Un anello per Roma, una anello, sorta di sembra matrimonio, quasi una proposta. Una proposta. Bisogna mettersi in ginocchio. Roma Nord che chiede di unirsi in matrimonio con Roma, con Roma Sud. Sud. Quanto sono contenta. Quando si parla di Roma Sud ti No, quando ti si parla di matrimonio io di solito vado fuori di testa. Possiamo suggerirlo a Stefano? Che lo scansi? Ma che sei matto? Possiamo suggerire a Stefano l'ora. Questa idea di anche come slogan o come immagine, no, della manifestazione. È carino. Roma Nord che chiede in ginocchio di unirsi al resto della città con un binario. Sembra quasi che vuoi annunciare una musica in ginocchio da te. Invece, siccome andiamo a Roma Sud con la prossima intervista. Ma perché lui è di Roma Sud? Che per io chi sono parte di da, Roma Sud. Che per chi parte da Roma Nord, no, Roma pensavo, Sud è un po' pensavo che Eros fosse di Roma Sud. Eros è di Roma Sud. Ah, è per quello che l'hai scelto allora. Città, ma tu sei troppo di parte, però. Stiamo andando a Roma Sud e quindi ho scelto Eros e Ramazzotti. E ci sentiamo una terra promessa. Magari, se la vogliamo mettere.